Sorry, buonasera, eccoci, eccoci. Sempre questo problema di microfonino. Questo problema di streamer, non di microfono. Bene, bene così. Come state? Buonasera. Già risolto subito, subito smart. Prontissimi. Buonasera putrefatto, buonasera matti. E niente, cosa dite, cosa fate, cosa leggete, cosa sperate. Il titolo della live è Premio Premiello, quale libro più bello? La leggo come se non l'avessi scritta io, ma in realtà l'ho scritta io, l'ho scritto io il titolo della live, solo che non sai mai che titoli dare alle live. Perché questo titolo? Perché questa sera parliamo di premi letterari, più o meno parliamo di un po' di cose, facciamo un po' di chiacchiere, facciamo un po' di chiacchiere. E però appunto volevo parlare un po' del Booker Prize, volevo parlare un po' dei 10 libri, 10 libri migliori del 2023 secondo il New York Times. Saranno affidabili, chi lo sa, e non avrò letto nulla di queste cose, ma tanto qui si parla senza aver letto i libri in queste live. Sono carine anche per questo, perché almeno conosciamo un po' di roba. E niente. E niente. Allora. Contiamoci subito a Bruiser, così almeno siamo sul pezzo. Eccoci qui, secondino. Sempre 1000 anni per fare queste cose. Eccoci qua, olè, olè. Vediamo se si vede. Penso di sì, si dovrebbe vedere. Non si vede, perfetto. Perfetto, fate così. Ok, top. Eccoci qui, eccoci qui. Allora, da cosa partire? Da cosa partire? Dal Booker Prize, che forse è un po' più easy. Partiamo dal Booker Prize. Ma c'è anche questa, se non sbaglio, un'intervista. Non è che abbia proprio selezionato a dovere. Ma sì, ma chi se ne frega. Ora sì, ecco, ora sì, ora funziona. Mille pop-up, mille cose. Allora, partiamo da Rivista Studio. E dal libro vincitore del Booker Prize, che è una distopia di estrema destra. Aiuto, aiuto. Allora, cerco di mettervelo un po' più leggibile per voi, che si veda. Mi sembra che si veda adesso. Beh, perfetto. Scopriamo un po' com'è questo Booker Prize, di quest'anno. Lui, autore, edito 66 and Second, il libro uscirà a marzo. Queste sono le poche cose che so di Paul Lynch, che ha lo stesso cognome del nostro amato Thomas. Thomas. David Lynch, scusate, sono rincredinito. Allora, quest'anno il Booker Prize è andato all'autore irlandese Paul Lynch per il romanzo Prophet Song, pubblicato ad agosto 2023 e non ancora tradotto in italiano. La casa editrice 66 and Second, che ha pubblicato in Italia anche gli altri quattro romanzi di Lynch, ha fatto sapere che l'edizione italiana, tradotta da Riccardo Duranti, arriverà nei primi mesi del 2024 con il titolo Il canto del profeta. Il messaggio di apertura sul sito del concorso spiega che Lynch è il quinto scrittore irlandese a ricevere il premio grazie al suo racconto di una nazione che scivola poco a poco alla volta del baratro, nel baratro dell'autoritarismo e del tentativo di una donna di salvare la propria famiglia. Poi ho un articoletto che si chiama, questo qui del Post, si chiama È un grande momento per la letteratura irlandese. Se ci interessa poi gli diamo un'occhiata, perché guardo di qua comunque perché qui ho lo schermo del PC. Un membro della giuria, la scrittrice Aisí Edugian, ha descritto Prophet Song come un romanzo straziante che riesce a catturare le preoccupazioni sociali e politiche della contemporaneità. Durante la cerimonia di premiazione, che si è tenuta a Londra il 26 novembre, Edugian, non so se si pronuncia così, ha raccontato che la decisione non è stata presa all'unanimità, che si sono tenute varie votazioni e che in totale sono servite circa 6 ore per scegliere il vincitore, riporta il Guardian. Questo è il libricino. Va bene, questo video, ok. Ok. Una notte degli agenti. Non so se è la trama del libro. Boh. Leggiamolo così a caso, scusate. Vabbè. Una notte degli agenti di un nuovo corpo di polizia segreta irlandese si presentano alla porta di Eilish, perché desiderano parlare con suo marito. Ah, Billie Eilish, fantastico. Di lì a poco la stabilità della loro famiglia comincia a crollare in maniera irreversibile in seguito alla scomparsa dell'uomo, povera Billie. Presto Billie si rende conto che la vicenda che ha coinvolto il marito non è un caso isolato e che, anzi, Dublino e l'Irlanda stanno sprofondando a causa di un governo tirannico che sta portando la società verso il collasso.
È questa la sinossi scelta dal Booker Prize per presentare l'opera. La giuria ha consigliato di leggere Prophet's Song per vari motivi. Vediamoli. Innanzitutto perché si tratta di un racconto coraggioso, a tratti spietato, verosimile e commovente. Infine, secondo la giuria, le ultime pagine del libro meritano particolare attenzione, uno dei finali più inquietanti di sempre. Hanno spiegato pagine che rimangono impresse a lungo anche dopo aver finito di leggere il romanzo. Ok. Paul Lynch ovviamente è felice. L'ultima notte è stata una luce nel cielo per lui, perché ha vinto. Lynch ha raccontato che gli sono serviti 4 anni per completare l'opera, in salute e in pandemia, perché, spiega, riversare i pensieri in lunghe bozze non fa per lui. Il suo metodo consiste nello scrivere 5 giorni alla settimana, ogni giorno di qualche centinaio di parole. Un lavoro al quale si aggiunge quello di ricerca e di editing. Ha affinato talmente tanto questa tecnica al punto che oggi la prima stesura di un suo libro assomiglia moltissimo al testo finale. Oddio. Com'è nato il libro? Avevo passato 6 mesi a scrivere quello sbagliato, e lo sapevo, ma mi ero incaponito e ho sperato fino all'ultimo nell'illuminazione. Poi un pomeriggio alle 3 mi sono fermato e ho pensato: questo è il libro sbagliato, lunedì riprendo e ne inizio un altro. Lunedì mattina ho creato un nuovo documento, l'ho formattato, mi piace che assomigli il più possibile alla pagina di un libro, ho chiuso gli occhi e la prima pagina di Prophet Song è arrivata così come la leggete oggi praticamente. Come faceva a sapere che c'era un libro? Non lo so, non sapevo nemmeno di cosa avrebbe parlato questo libro, eppure quelle prime frasi ne catturano appieno l'essenza. Com'è possibile? Di nuovo, non ne ho idea. Vabbè, ok, diciamo che queste cose mi convincono sempre molto poco. Per quanto riguarda la sinossi del libro, mi piace che comunque abbiano scelto la cantante Billie Eilish come diciamo, coprotagonista di questo romanzo. È sempre una scelta interessante. No, non lo so, sinceramente, a parte questa cavolata di Billie Eilish, non lo so, non è che mi intrighi particolarmente. Ovviamente poi le trame sono sempre quello che sono, e i libri, insomma, si leggono per un altro motivo. Di per sé la trama, appunto, non mi dice nulla, la sinossi non mi dice nulla, e il fatto che sia un racconto coraggioso, a tratti spietato, verosimile e commovente, boh, bisogna capire. Le ultime pagine del libro, non mi leggo un libro per le ultime pagine del libro, sinceramente, cioè, sono curioso cioè, spero che sia tutto valido. E sul suo metodo di scrittura ho qualcosa da ridire, però insomma, magari è un genio e la prima pagina è perfetta, quindi non lo so. Adesso ci vediamo anche gli altri che hanno. Anche gli altri finalisti, eh. Non so se. Queste pubblicità audio. Ma perché? Ma che è successo? Non so se ci sono. Allora, vediamo. Finalisti. Booker Prize. Allora. È questo. Questo è 2022. 2023. Ok, gli altri titoli finalisti del Booker Prize 2023 sono Western Lane di Chetanamaru, If I Survive You, Jonathan Discoffery. No, non conosco nessuno. No, non conosco nessuno. Conosco solo questo Paul Murray, The Beasting. Ok. Però magari questi libri qua, finalisti del Booker Prize, li troviamo nella lista dei 10 libri migliori secondo il New York Times. Però rimaniamo sul tema di Paul Lynch. Andiamoci a leggere questa intervista, cioè cerchiamo di capire un po' di più cos'è questo libricino qui. Vincitore del Booker Prize, Paul Lynch nell'intervista al secolo XIX del marzo scorso. Nella letteratura troviamo le risposte. Vabbè, ok. Paul Lynch, una delle voci della letteratura irlandese contemporanea più interessanti, fresco vincitore del Booker Prize 2023 con il libro Prophet Song, è stato lo scorso marzo a Genova. Vabbè, ok, non ci frega niente. Eccola l'intervista. Posto sempre di qua così leggete. Con la guerra che bussa alle porte dell'Europa e i migranti che attraversano il Mediterraneo e muoiono sulle sponde dell'Italia, lei pensa che dovremmo riconsiderare le grandi domande sulla vita, la morte, la sopravvivenza, come i protagonisti del suo libro Bolivar ed Hector sono costretti a fare durante la tempesta? Ah, credo che in realtà questa sia un'intervista su Oltremare, nel libro Oltremare che arriva dopo una trilogia di romanzi. Vabbè, cerchiamo di capire come parla questo Paul Lynch, c'è cioè cosa da dire. Viviamo in tempi strani. Essere vivi adesso è vivere in un mondo in cui il vero silenzio è diventato impossibile. Siamo costantemente distratti, imprigionati dai nostri telefonini e completamente catturati dalla tecnologia. Allo stesso tempo non ci siamo mai sentiti più isolati e soli. Senza silenzio non possiamo ascoltare noi stessi, pensare, non possiamo fare spazio per la saggezza più alta. Beh, domanda banale, risposta banale, boh, non lo so, non ha senso. Un tempo avevamo quelle risposte?
Eravamo abituati a rivolgerci alla religione per avere risposte alle grandi domande della vita, ma per molti adesso è impossibile. Quindi a chi dobbiamo rivolgerci? Molti hanno pensato che la soluzione a tutti i nostri problemi fosse nel consumismo. Ora si pensa che la tecnologia e l'informazione siano la risposta, ma in realtà abbiamo scambiato l'informazione per saggezza ed è uno scambio mortale perché senza saggezza non possiamo conoscere noi stessi. Oh mio Dio, ma perché queste domande? Ma che domande sono? No, raga, non so, okay. Qua parla di Professor. Tornerà prima o poi a scrivere una storia irlandese? Ho terminato da poco il mio quinto romanzo, che sarà pubblicato in Irlanda e nel Regno Unito quest'anno, nei prossimi mesi. Si intitola Prophet's Song, la canzone del profeta, ed è una sorta di romanzo distopico in cui l'Irlanda cade nelle spire di un governo tirannico. Racconta la storia di una madre di quattro figli, Eilish Stack, come Eilish Stack, non era Billy, che si trova davanti alla porta alla nuova polizia segreta. Vogliono parlare con suo marito Larry, un sindacalista nell'Unione degli Insegnanti d'Irlanda. Ben presto Alice si trova catturata nella logica dell'incubo di una società al collasso, saltato da forze imprevedibili che sfuggono al suo controllo e costretta a fare tutto ciò che è necessario per tenere insieme. Già lo sapevamo, sta cosa, ok. La letteratura irlandese ha prodotto premi Nobel, grandi autori, classici moderni. Lei si sente parte di questo flusso? Ci sono autori che lei sente più vicini al suo stile narrativo, ai temi che più le interessano? Ogni generazione di scrittori irlandesi sente il bisogno di strappare il libro delle regole e maledire i padri e le madri della letteratura irlandese che li ha formati, un po' come tutti. Sono sicuro di non essere differente, ma capisco anche che sono stato nutrito da grandi scrittori, da Joyce, a Beckett, Yeats, a McGahern. Mentre spero di scrivere qualcosa di nuovo, so anche quando viaggio che il mio lavoro è visto come prettamente irlandese, non c'è modo di fuggire dal luogo in cui vieni. Che cosa rende magiche le città sul mare come dubbi? Dublino, ma che... Dublino come Genova? Ma che domande sono? Neanche la voglio sapere la risposta. Veramente, boh. Vabbè, è un'intervista imbarazzante che non ci dice neanche nulla sul libro. Sul libro, da notare la pubblicità accanto su Epicuro, perché ovviamente io sto con la letteratura non irlandese ma latina in questo periodo. No, contro la mia volontà, ovviamente. E risolto il blocco del lettore, ne parliamo dopo, tra un pochino. Sì, che belle domande, guarda, fantastiche davvero. Un anno difficile, ecco, in tutti i sensi. Chiudiamo, va, chiudiamo sta roba. È un grande momento per la letteratura irlandese. La conosciamo davvero la letteratura irlandese? Tra i sei finalisti di quest'anno del Booker Prize, questo è il posto. Il principale premio letterario del Regno Unito, che verrà assegnato domenica a un libro di narrativa scritto in inglese pubblicato nel 2023, ci sono i romanzi di due autori irlandesi, The Bee Sting di Paul Murray e Prophet Song di Paul Lynch. Ok. Inoltre, nella selezione. Questo è un articolo di 25 novembre, quindi il giorno prima che fosse annunciato il vincitore. Inoltre, nella selezione di finalisti precedente a quella definitiva, su 13 autori, 4 erano irlandesi, mai tanti come nella storia del premio. Bene, è a suo modo una conferma di una tendenza che viene rilevata da qualche tempo nel mondo dell'editoria e che riguarda la vitalità e la rilevanza della letteratura irlandese di questi anni, che va oltre il successo planetario avuto, per esempio, dall'autrice Sally Rooney. Nonostante una grande tradizione letteraria, questa tendenza non è scontata, se si considera che, come scrive BBC, l'Irlanda rappresenta oggi soltanto l'1% di chi è madrelingua inglese in tutto il mondo. Ah, interessante. Nel Novecento gli scrittori irlandesi ad aver vinto il Booker Prize erano stati due: Iris Murdoch nel 78 con The Sea, The Sea e Roddy Doyle con Paddy Clark, nel 93. Negli ultimi 20 anni, invece, 16 edizioni del premio hanno avuto tra i finalisti almeno un autore irlandese e tre sono stati vinti da scrittori irlandesi. Nel 2005 da John Banville con The Sea. Cioè, praticamente se il tuo libro ha il titolo The Sea, vince automaticamente il premio. E che aveva battuto il compatriota, vabbè. Nel 2007 The Gathering, tradotto con La Veglia, da Bompiani e poi Nave di Teseo. Nel 2018 Anna Burns, che viene dall'Irlanda del Nord, con Milkman, ok? Romanzo sperimentale e politicamente impegnato. Due scrittori sono stati ripetutamente finalisti senza vincere, William Trevor per 5 volte e Colm Tóibín per 3. La quantità di scrittori irlandesi interessanti del XXI secolo è quindi piuttosto alta, come ha scritto il giornalista Max Liu. L'Irlanda continua a produrre voci letterarie fresche e sofisticate a un ritmo incredibile. Beh, io non so, in realtà non leggo molta letteratura irlandese, anzi non leggo per niente. Nel 2018 lo scrittore Sebastian Barry venne nominato dall'ora presidente irlandese Michael D. Higgins, Fiction Laureate.
un incarico ufficiale che prevede tra le altre cose la promozione della letteratura irlandese. Nel suo discorso di ringraziamento aveva parlato di un'epoca d'oro della prosa irlandese, riferendosi a giovani autrici, come allora 26enne Sally Rooney, che l'anno prima aveva pubblicato il romanzo Parlarne tra amici, e scrittori di lunga data come Roddy Doyle, che aveva 59 anni. Barry sottolineava che ci sono almeno 20 persone, se non di più, che al momento sarebbero altamente qualificate per questo compito. Non è stato sempre così. Quando avevo iniziato io, negli anni 70, ce n'erano 4 o 5. Beh, interessante come puntino poi sugli autori, no? Questo Sebastian Barry, scrittore, che viene nominato Fiction Laureate. Che figata. Che prevede la promozione. Ma ce l'abbiamo in Italia una cosa del genere? Boh, se lo sapete, fatemelo sapere. Tra l'altro, metterci uno scrittore è interessante. Gli autori come Barry può essere un po' di parte, ma è una scelta interessante. Gli autori che Barry annoverava erano molto diversi tra loro per età, stile e finalità, ed esprimevano una letteratura dalla forza bizzarra. Non so come abbiamo fatto, perché succeda, forse perché l'Irlanda è una cuspide perduta dell'Europa nella pioggia e in parte ci ha spinti in questa strana attività. Secondo lui, la forza della letteratura irlandese era una risposta all'incertezza dilagante nel paese, e i suoi scrittori erano accomunati dalla capacità di creare uno shock nei lettori, che non solo riusciva a produrre piacere e gratitudine, ma li aiutava anche a trovare risposte e medesimarsi. È lungo? Oddio. Vabbè, non tantissimo, andiamo veloci. Anche altri critici e scrittori pensano che la forza della letteratura irlandese stia nella capacità di inserire nelle storie individuali le difficoltà che affronta l'intera nazione. Per esempio, il romanzo The Gathering di Everett, che vinse il Booker Prize nel 2007, utilizza la storia di una famiglia che si riunisce dopo il suicidio di un suo membro per raccontare le conseguenze degli abusi sessuali con cui si stava confrontando il paese, in particolare quelle compiute da preti pedofili all'interno della Chiesa Cattolica. A un certo punto la voce narrante spiega che questa è l'anatomia e il meccanismo di una famiglia, di un intero cazzo di paese, che sprofonda nella vergogna. Non a caso, secondo alcune letture, la letteratura irlandese era in precedenza andata in crisi quando aveva perso contatto con il paese. Nel 2001 Fintan O'Toole, giornalista, ha scritto che gli autori irlandesi di allora non riuscivano ad analizzare e raccontare i tempi in cui vivevano, descrivendo invece il paese a occhi chiusi. Da allora buona parte degli scrittori irlandesi che hanno avuto successo ha fatto esattamente il contrario, riprendendosi il ruolo tradizionale di riflettere sugli elementi peggiori della società. Beh, come fanno i grandi scrittori, parlare comunque del... parlare del luogo in cui vivono, no? Qua parla di Professor Young. E di Bissing di Murray, che è un romanzo tragicomico di 656 pagine, racconta una famiglia qualsiasi, i Barnes, composta da madre, padre, figlia di 17 anni, figlio 12, che affrontano la crisi economica del 2008. La crisi colpì duramente l'Irlanda, e quindi vabbè, è un tema che era da trattare. Vabbè, boh, ok, non è l'articolo della vita, ma pone un focus sulla letteratura irlandese, da qualche nome, poi da andare un po' ad approfondire. Per dargli un'occhiata, insomma, però ha vinto poi proprio la letteratura irlandese. Tutti questi nomi hanno poi impattato la letteratura in Italia, non credo, perché tra quelli citati solamente di uno praticamente si diceva che è stato pubblicato, a parte Sally Rooney ovviamente, si diceva che è stata pubblicata questo, The Gathering, La Veglia, dalla nave di Teseo, quindi gli altri secondo me in Italia non sono arrivati, che poi abbiano impattato io non lo so. Però vabbè, alla fine i romanzi vincitori di premi è raro che impattino. Comunque l'impatto magari lo vedremo tra un bel po' di anni. Vabbè, ok, questo articolo un po' lunghetto. Questo lo leggiamo dopo, l'Italia che legge donna. Questo, ok, su Professor Young. Paul Lynch mi apre la pagina Feltrinelli. Voglio un'occhiata. Questo qui, Professor Young, che vediamo se ci dice qualcosa di più la quarta di copertina. Beh, sì, penso ci dica le stesse cose. Ci mostra la visione devastata di un paese devastato dalla guerra, profondità umana, il ritratto profondo dell'umanità, di una madre che lotta per mantenere la sua famiglia tutta insieme. Ok, qua Colum McCann ci dice: non ho mai letto un libro che mi ha scosso così tanto in tutti questi anni. La comparazione è inevitabile con Saramago, Orwell e McCarthy.
But this novel will stand entirely on its own, ovviamente, devi dirlo sempre. E sono tre paragoni interessanti perché sono tutti e tre stilisticamente molto lontani tra loro, ma tutti e tre che giocano, potremmo dire, con la distopia, McCarthy con La strada, Orwell con ovviamente i suoi romanzi, 1984, Fattoria degli animali, Saramago, Cecità, ovviamente. Quindi comunque citati per la distopia e perché sono autori che comunque sono famosi. Stilisticamente non sappiamo nulla di questo libro. Bisognerà poi provare a leggerlo. Cos'è sta roba? 13 racconti biblici per bambini. Oh, è sempre lui, no? Che ha scritto. È lui davvero che ha scritto questo libro. Allora meritava davvero il premio. È lui, è lui. È lui. Se volete farvi un'idea di questo autore, leggete 13 racconti biblici per bambini. Va bene. No, vorrei vedere i libri in italiano di questo autore. Posso? Posso? Mi è consentito? No, non mi è consentito perché il sito della Feltrinelli fa un po' schifo. Bene, però lo ricerchiamo. Allora, ecco qui. Cielo rosso al mattino. Oltremare. E roba che non so cos'è. Beh, è inutile riaprire di nuovo il canto del cigno. Perché tanto ci dice sempre le stesse cose. Oltremare, il canto del profeta, Grace, neve nera, guarigione emotiva in pochi minuti, semplici tecniche di digitopressione per curare rapidamente le nostre emozioni. The character of Jesus. Va bene, ok. Facciamoci un attimo un'idea. Cielo rosso al mattino. Ok, uscito nel 2017. Diamogli un'occhiata, giusto per capire cosa è già stato pubblicato di questo autore e se vale la pena magari recuperarlo. Ha una camera molto carina, grazie, grazie. A parte questa bottiglia d'acqua. Io che non controllo mai prima di startare le live. Allora, forse la chat dovrei metterla nera perché secondo me non. Poi è un po', no? Cioè, perché bianco su bianco non è che si veda molto. Ok, ora dovrebbe essere nera. Infatti, non lo è. Anzi, ah sì, eccolo. Bene, ora scrivete in chat così. Scrivete. Di nuovo Colum McCann. Abbiamo capito che questo è un po' il patrono, no? Che ci dice: Lynch ha una capacità unica nel costruire la frase, ereditata da scrittori come Cormac McCarthy, Sebastian Barry e Daniel Wodrell. Uno scrittore da seguire attentamente. Il Guardian ci dice: Sontuoso e poetico, lo sto assaporando frase per frase. Ma allora non l'hai finito? Però non ha finito, però ha fatto il commento ed è andato addirittura qui. Irish Times ci dice: una lettura compulsiva. Fra Cormac McCarthy e Paul Thomas Anderson del Petroliere, cioè proprio. È come dire tra la. Vabbè, non lo dico. Però è un po' come dire tra. Vabbè, Cormac McCarthy ho letto solo La strada, quindi non voglio giudicare. Però è come dire. Cioè, se prendi La strada, è come dire tra. Vabbè. Irlanda 1800, avete capito, il Petroliere è un capolavoro. 1832, Irlanda. Il giovane Col Coyle, che nomi, Vez, viene cacciato dalla fattoria in cui vive con la sua famiglia. Prima di andarsene, decide di parlare con Desmond Hamilton, il figlio del proprietario terriero. È un attimo fatale, il confronto si trasforma in tragedia, il cranio lacerato, gli occhi rigirati, il volto inespressivo, il corpo senza vita di Hamilton giace ai piedi del suo cavallo. A Coyle non resta altra scelta che fuggire, scappare il più lontano possibile. Le guardie del padrone, guidate da John Faller, l'incarnazione del male razionale, cominciano a inseguirlo e la caccia all'uomo dà origine a scene di inimmaginabile crudeltà. Spinto tra le paludose terre della contea di Donegal, tra sentieri tortuosi e campi selvaggi, Coyle è costretto a rifugiarsi oltre il confine, fino a raggiungere l'America. Un viaggio estenuante che sfiora via via le misere esistenze di una serie di selvaggi disperati, messi a dura prova dalla fame e dalle atrocità di un'epidemia di colera. Cielo rosso al mattino è una storia che esplora il lato più malvagio dell'uomo, una sorta di epica del cacciatore e della preda che si muovono nelle asperità della natura. Ok, un po'. Ok, un po'. Un set alla Steinbeck, magari un po' alla McCarthy anche, con sì, un pizzico del petroliere, ci sta, la brutalità del petroliere, che è una brutalità molto sottile. Ok, quanto è lungo questo? 240 pagine. Ok, ci sta, non sembra male.
Capolavoro la strada. Là siamo sulla stessa linea, putrefatto. Siamo proprio sulla stessa linea. Amiamo entrambi. Stesso libro. Qua c'è il Wrapped. I 10 migliori libri del 2023, secondo il New York Times. Vabbè, ci siamo fatti un po' un'idea di questo Professor Song, cioè ci siamo fatti un po' l'idea dei temi che vuole trattare Paul Lynch, l'Irlanda principalmente, queste famiglie distrutte a un certo punto, da eventi inspiegabili, che capiremo leggendo i libri. Una distopia, un altro un po' più classico, la Steinbeck, appunto, è la McCarthy. E stilisticamente non sappiamo nulla, andrebbe letto. È un autore di cui non ho mai sentito parlare in Italia, andrebbe approfondito. Non so se conoscete qualcuno che ne ha parlato. Sì, così, così lì per lì non mi dice nulla di che, neanche a me, in realtà. Lynch, non David Lynch, questo Lynch qui, non lo so, però va letto. Ho tradotto la pagina perché sono già stanco. Allora, ogni anno, a partire dalla primavera, trascorriamo mesi a discutere dei libri più eccezionali che passano sulle nostre schede. A partire tutti quanti, ogni anno. No, vabbè, lo staff di New York Times, non me ne voglia, però tutti quanti, dalla primavera, trascorriamo mesi a discutere dei libri più eccezionali che passano sulle nostre scrivanie. Le famiglie che amiamo, la saggistica narrativa che ci trasporta, gli universi immaginari che non possiamo dimenticare, e tutto verso un obiettivo, decidere i migliori libri dell'anno. Quindi c'è anche la saggistica narrativa. Vedo la cosa originale. The Narrative Non-Fiction. Ok, vabbè. Le cose possono scaldarsi, dibattiamo, persuadiamo e soprattutto agonizziamo fino alla fine. Quando votiamo arriviamo a 10 libri, 5 di narrativa, 5 di saggistica. Ok, quindi è metà metà. Approfondiremo ulteriormente l'elenco in un'edizione speciale del nostro podcast. E nel caso in cui desideri ancora più varietà, non perdere il nostro elenco di 100 libri degni di nota. 100 libri? No, no. O dai un'occhiata e presento. Vabbè, ok, vabbè. Eccoli i 10 migliori libri del 2023. The Bee Sting di Paul Murray. Ok, questo ne abbiamo un po' già sentito questa sera. Autore di Skippy Dice. Allora, questo l'ho visto poco prima, questa sera l'ho visto poco prima di iniziare la live. Murray, so come si dica. Skippy muore. Allora, un commento su questo libro qui. 817 pagine, pazzesco. Non lo vedete bene? No, non lo vedete bene. Allora, dovete vederlo bene. Dovete vederlo bene. Non si vede bene. Non sono fiero. No, non si vede. Eccolo. Ragazzi, questa è avanguardia. Questa copertina è bellissima. Questa copertina è fantastica. L'ho vista prima di cena. Mi ha colpito tantissimo. Edizioni ISBN. 816 pagine, 16 euro. Special Books, poi Skippy muore, di Paul Murray. Tra Donnie Darko e il giovane Holden, una travagliante storia ambientata nel Dublino dei giorni nostri. E poi c'è la trama. È assurda sta cosa. Non ho mai vista una copertina così, è bellissima. È stranissima. Ovviamente è fuori catalogo. Non, però su questo sito forse lo trovate. Ah no, non disponibile. Va. Ci leggiamo la trama perché sono curiosissimo. Trama scritta in copertina, tra l'altro. Daniel Skippy, Jasser e Rapprecht. Vabbè, questi due tizi sono compagni di scuola al college di Dublino. Skippy è nella squadra di nuoto e passa le sue giornate attaccato al Nintendo. L'amico invece è un piccolo genio in sovrappeso con la passione per la matematica, le invenzioni e la speranza di comunicare un giorno o l'altro con gli extraterrestri. Vabbè, stereotipo, ok. Una sera in un locale, i due fanno a gara a chi mangia più ciambelle. Ovviamente vince quello in sovrappeso, scusa. Accade in un attimo, Skippy diventa rosso in viso, stramazza il suolo e muore in pochi minuti. No! Da questa fatale competizione prende il via una tragicomica avventura, fatta di piccole e grandi storie, primi amori che sbocciano con il lancio di un frisbee, spacciatori gelosi e fuori di testa, party di Halloween ad alto contenuto stupefacente, giovani professori in crisi esistenziale, preti potenti a passato oscuro e bizzarre teorie sull'esistenza di un bello. Skippy muore è un romanzo di formazione atipico, sostenuto da una scrittura brillante e inconfondibile, un perfetto congegno narrativo con cui Paul Murray ci mostra il fragile confine che divide la realtà dalla finzione, l'amore dal tradimento, la vita dalla morte. Bello! Quindi Skippy non è il protagonista, che muore a pagina 2. A me è ispirato tantissimo questo libro qua.
Vediamo cosa dite. Vi leggo. Questa è molto particolare e spettacolare, sì. Donnie Darko, poi, esatto. Tra Donnie Darko e il giovane Holden. È fuori catalogo, infatti. Fuori catalogo. È figo perché è fuori catalogo, soprattutto. L'ho visto, un bellissimo Donnie Darko. Bellissimo, bellissimo film. Dovrei rivederlo. L'ho visto un po' di volte, ma sempre da un po' di tempo fa. Molto interessante. Quindi, diciamo, Paul Moore ha dietro un libro che... Ma cos'è sta copertina? Così non lo comprerei. Non so se lo vedete, ma così non lo compro. Mi dispiace, se lo trovo in questa edizione non lo compro. No, lo compro lo stesso, però dai. E però Paul Murray ha qualcosa alle spalle di interessante, un libro un po' folle, mi ispira. Vediamo questo com'è, la puntura d'ape. Murray fa il suo trionfale ritorno con The Besting, una storia tragicomica su una famiglia irlandese alle prese con la crisi. I Barnes, ok, l'avevamo letto prima, sono un ricco clan irlandese, le cui fortune iniziano a crollare dopo il crollo finanziario del 2008, ok. Oltre a queste difficoltà condivise, tutti e quattro hanno a che fare con i propri demoni. Il riemergere di un segreto a lungo celato, un ricatto, la morte di un amore passato, un fastidioso amico di penna, un preoccupante amico di penna di internet e altro ancora. Il romanzo mette insieme le storie dei Barnes sempre più isolati, ma l'arazzo complessivo che Murray tesse non è di desolazione, ma di speranza. Questo è il libro che mette in mostra l'incredibile amore e la resilienza di una famiglia, anche se il mondo intorno a loro si sgretola, decisamente meno interessante dell'altro. Molto più contenuto, sembra un romanzo familiare che sarà lunghissimo, sarà lungo 150 miliardi di pagine. Ok, c'è la review. Tragicomic Tale of an Ending Family Drama. Ok, se vi va poi leggetevi l'approfondimento. Verrà pubblicato in Italia, presumo. Poi c'è quest'altro, anche questo era uno dei finali finalisti. Chain Gang All Star di Nana Kwame Adyei Brenya. Oggi sto sul pezzo con le pronunce. Mi piacciono. Un video sul canale Donny. Se lo vedo, faccio un video, sì. Sì, ce lo faccio. Sono 600 pagine anche questo, perché l'avevo detto romanzone familiare, si sapeva. Leggete così. Oh, vi scamma la. Aiuto. No, la leggete più o meno. Allora, questo qui, vediamo cos'è questo secondo libro migliore del 2023. Una satira distopica in cui i detenuti del braccio della morte duellano in TV per una possibilità di libertà. Il romanzo d'esordio di, dopo la sua raccolta di racconti del 2018, Friday Black, ok, trascina il lettore tra... Ah, ma questo qui è uscito! Ma questo è uscito in Italia, è uscito per Sur. Trascina il lettore tra il pubblico entusiasta, rendendoci complici dei fan assetati di sangue seduti in prima fila. Per quanto questo libro mi abbia fatto ridere di queste parti del mondo che riconoscevo come prese in giro, mi ha anche fatto desiderare di riconoscerne di meno, ha detto l'autrice. No, ha detto Jiri Nahama, scusate, nella sua recensione. Gli Stati Uniti di Chang Gang All Star sono come i nostri, se portati a livelli assurdi. Nel mezzo di una straziante storia d'amore tra due grandi concorrenti costretti a scegliere tra loro e la libertà, le scene di combattimento sono così ben scritte da dimostrare quanto possa essere facile accettare un mondo così malato. Ok, figo. Figo, questo già l'avevamo visto tra le nuove uscite interessanti. Eastbound di Mylis Ter de Kerangal. È un saggio? No, è un romanzo lirico. Scusate, voglio sapere se è stato già portato in Italia. Lei sì, come autrice sì. Scrittrice francese. Non... È questo qui, Fuguest? Oh, sto bratto. È questo, Fuguest? Eastbound, sì. Lui, c'è già. Adoro. Cos'è sta copertina? È tanto carina quell'altra. Fuga Est, Mylis Ter Kerangal. Allora, leggiamoci qua la trama. Vedi, tra i 10 migliori libri dell'anno secondo il New York Times. Un romanzo breve e intenso, ritmato dall'inconfondibile stile, ok, dell'autrice. Sulla transiberiana, Alesa e Helen, Elin, due sconosciuti, sognano la fuga. Lui, russo, vuole fuggire da quel treno e dal suo destino di coscritto, che lo porta in una Siberia da incubo, un incubo fra bruti che hanno già cominciato a vessarlo. Per lei, francese, che scappa da Anton, l'amante seguito fino a... Leggerò Krasnahorkai,
Il treno diretto verso un altrove sconosciuto è speranza di liberazione, un incontro regalato dal caso che creerà complicità nel comune rifiuto del presente, malgrado l'unica comunicazione tra i due sia fatta di gesti e di sguardi. Figure di questo Huysclos sono i viaggiatori diretti verso Oriente, famiglie chiassose, soldati dai corpi maleodoranti, ma anche due donne in servizio sul treno, spie o angeli custodi. E fuori paesaggi sterminati, attraversati dal treno in un tempo infinito. 96 pagine, un libro molto breve. Sarà un libro, come dicevo, lirico, poetico, quindi la trama ce ne facciamo ben poco. E ok, carino. Ecco, in questi casi, in questi libri da 96 pagine, che come è definito dal New York Times è a brief lyrical novel, no? In questi casi io, sinceramente, il testo a fronte lo metterei, capisco che è una spesa maggiore perché si raddoppia il numero di pagine, però è già un libro di 96 pagine. Farne 180, magari anche a 1 euro di più, a 13 euro. Secondo me può essere una mossa giusta. Cioè, può essere. È francese l'originale, che comunque va bene, no? Secondo me sarebbe una cosa stracarina. Cioè, io forse lo comprerei solo per questo motivo. Cioè, anche solo per questo motivo. Andiamo al prossimo. Sono finiti, raga. No. No, che cacchio dico? Abbiamo visti i tre. Abbiamo visti i tre. No, pensavo che dovevo pagare. Ok, quello di Zadie Smith. Che si chiama The Fraud. Oddio, è l'impostore, questo. La frode. Vabbè, questo lo sappiamo un po' tutti, no? Di cosa parla. Tratto da un celebre processo penale del XIX secolo, in cui l'imputato fu accusato di essere spacciato per un nobile. Il romanzo di Smith offre una vasta e acuta panoplia di Londra e della compagnia inglese, individua con successo le controversie sociali di un'epoca in cui in una manciata di personaggi. Ok, va bene. Più o meno lo sappiamo tutti. Si ispira a Dickens. Ho visto che Ilenia ne sta parlando molto bene, però diciamo che Ilenia, rispetto a me, è molto più amante, molto più sul pezzo per quanto riguarda la letteratura vittoriana, che è una letteratura che io non è che apprezzi tantissimo, cioè non è molto il mio, non la leggo da un po', in realtà. E quindi non sono molto interessato. Sicuramente Zadie Smith avrà approfondito tanto, avrà guardato un po' giustamente al passato della letteratura inglese e avrà scritto un libro che un po' ci ironizza sopra, un po' si fa ispirare. Ilenia parlava proprio di Middlemarch come riferimento, e niente, quindi non mi interessa così tanto. Ho altri libri di Zadie Smith da leggere in realtà. Quindi poi l'ho scoperta quest'anno. Io l'ho iniziato a leggere quest'anno, da qualche mese fa. In quale lettera? Forse americana. Forse americana. Skippy muore, metteresti il testo a fronte. Così viene un libro di 1900 pagine. Già fuori catalogo così, figurati. Ok, quindi vabbè, dicevo, non sono molto interessato a questo libro qua. Mi aspetto che sia un libro scritto bene, però che lo finisco e dico, ok, bello, non il libro della vita, quindi. Ed è anche lunghetto. North Woods, Le foreste del nord, di Daniel Mason. L'ambizioso, che bella copertina. Bella, mi sembra. Ah, a parte questo scempio qua dell'impostore orribile, co colori proprio che non c'entrano nulla. Questa è carina, questo però sembra più un saggio fotografico quasi. Anche il formato è strano. Infatti, puoi vedere l'edizione questa qui, Feltrinelli, che roba cheap. Questa qui mi piace come copertina, cioè non mi fa impazzire, però è fatta molto bene. La copertina italiana su edita Sur a me non piace. Questa molto esile, con questo annovel fatto dall'ape, mi sembra un libro veramente comfort. E a differenza di Skippy Dice, ecco, Skippy Dice. Titolo, il copertino originale volevo.
Sembra un po' la copertina di Denti Bianchi in originale. No, non ha paragone con quella italiana che è geniale. Però non è male, non è male. Mi dà altre vibes comunque, diverse rispetto a questo qui. Questo è molto semplice, mi sembra un libro molto semplice. Per ora a copertina non stiamo su livelli altissimi. Questa è carina. Questa è carina, mi sembra un po' tipo, non so, uno scritto. Riscrittura di prima leggo la trama. Questo mi sembra un po' una sorta di riscrittura di tipo, non lo so, periodo storico passato, quasi una cosa biblica o comunque evoluzionistica, una cosa molto vecchia. Sì, quella è minimalissima, quella dell'ape. Vediamo cos'è invece. L'ambizioso e caleidoscopico romanzo. È proprio un'altra cosa. L'ambizioso e caleidoscopico romanzo di Mason accompagna i lettori oltre la soglia di una casa nella natura selvaggia del Massachusetts occidentale e ci lascia lì per 300 anni, quasi 400 pagine. Ok, comunque l'avevo detto che c'è un po' un sentore antico. Non del 1700, ma comunque. Ok. Uno dopo l'altro, in sezioni intervallate da lettere, poesie, teste di canzoni, annotazioni di diario, appunti di casi medici, elenchi di immobili, illustrazioni botaniche. Oggetti effimeri assortiti normalmente non rilegati nelle pagine di un romanzo, conosciamo gli abitanti del luogo dell'epoca coloniale. Ok, sì, infatti aveva questa illustrazione tipicamente coloniale. C'è un coltivatore di mele, un abolizionista, un ricco produttore, una coppia di scarafaggi, un pittore paesaggista, un fantasma, le loro vite e morti si intersecano brevemente, ma per lo più si sovrappongono l'una all'altra in un abbagliante decoupage. Nel frattempo il mondo naturale resta a guardare, una presenza sofferente e talvolta distruttiva. Mason è un padrone di casa geniale e consumato che ti invita a rimanere tutto il tempo che desideri e a fare del posto quello che vuoi. Sapete cosa mi ricorda? Questo microfono mi sovrasta. Sapete cosa mi ricorda? Non c'entra nulla. Oddio, crolla tutto. Non sarà mai come vuoi, ma no? È anche ovviamente un po' nella guida del tempo della Tokarczuk. Però è comunque una cosa un po' diversa. Bello, questo mi piace un sacco. Questo mi piace tantissimo. Vediamo se c'è già in Italia. Questo sembra molto bello. Che ne pensate? Vediamo un po' se c'è già in Italia. Oh, che succede? Daniel Mason. Ma è lui? Pubblica per Bit e Neri Pozzo. Pubblica per lui. Aiuto. Accordatore di piano. Reso conto del mio passaggio sulla terra. Aiuto. Ho delle brutte sensazioni. Ma è lui davvero? Ma non è lui. No, non è lui. Non è lui. No, non è lui. Non è lui. È lui. È davvero lui. Aiuto. Ho delle brutte sensazioni. Magari poi ha scritto il libro della vita. Ha scritto L'accordatore di piano, che non ha proprio un bel titolo, e poi è Beat, non lo so. Oddio. Questo è proprio romanzo che. No, no, non ci siamo, non ci siamo. Aia. Aia, lo dico anch'io. Speranza infratta. Vabbè, oh, magari lo porta, non so, alla nave di Teseo, il libro della vita e me lo tengo qui, post live, domani mi leggo l'estratto in inglese e mi faccio un'idea. Tanto l'estratto basta per farsi un'idea se può essere un libro che è scritto bene. Ok, qua iniziano i saggi. Ok, iniziano i saggi, sono 5. Ok. Non mi soffermo sui saggi, chi se ne. Ok, devo dire quello che mi ispira di più è proprio questo di Daniel Mason. Ok, gli altri ci stanno, però non libri, cioè ci sono i 5 romanzi migliori del 2023. Speravo in qualche chicca maggiore, qualcosa di un po' più falgo. E invece, vabbè, ci sta.
Volevo leggere un articolo. L'Italia che legge è donna. Del Sole 24 Ore. Raddoppiata in 2 anni la presenza dei giovani in Libia. Non so se sarà un articolo interessante, però diamogli un'occhiata, poi facciamo un veloce aggiornamento di letture, insomma, parliamo un po', chiacchieriamo un po'. Raddoppiata in 2 anni la presenza dei giovani in libreria. Tra i minorenni, nei piccoli centri, gli acquisti sono addirittura il doppio rispetto a quelli più estesi. Quindi sono due temi, cioè l'Italia che legge donna e poi i giovani. Ok. La lettura è donna. Due punti. È quanto emerge dalla seconda edizione dell'Osservatorio sul futuro dell'editoria, il rapporto annuale sul mercato dell'editoria a cura di Fondazione Feltrinelli e Gruppo Feltrinelli, presentato ieri a Book City. Secondo il rapporto, dove convergono per la prima volta i dati del Gruppo Feltrinelli, in libreria è sempre più netta la presenza delle donne. In libreria è sempre più netta. In libreria o nell'acquisto dei libri? Che sono i 2/3 dei frequentatori, quindi, cioè sia come frequentatori, frequentatrici in questo caso, sia come acquistatori, lettrici, cioè proprio tutto al femminile, che poi non è un dato secondo me in sé interessante, sì, non è un dato in sé interessante a sé, interessante in sé, sarebbe più che altro interessante capire cosa leggono le donne e quindi quale indirizzo potrebbe prendere, non lo so. Oh, non lo so. Due estranei? In che senso? Allora, libreria è sempre più netta qui. 63% contro il 36% maschile. Il divario esistente tra le lettrici e i lettori si riduce negli acquisti online, stabilizzandosi su un 56% di acquirenti di genere femminile contro un 43% di uomini. Però in realtà, cioè, tra i frequentatori e gli acquirenti, io tenderei a guardare un filino di più gli acquirenti, perché alla fine i frequentatori di un luogo fisico, cioè chi se ne, cioè che dato interessante è? Cioè, sai solo che se vai in libreria trovi più donne che uomini, cioè non lo trovo un dato tanto interessante. Forte crescita della fiction. L'attuale panorama editoriale, si legge ancora nella ricerca, è caratterizzato da una forte crescita della fiction, più 6,3% rispetto al 2021, di cui fanno parte la narrativa d'autore. La narrativa d'autore sarebbe tipo Wallman, ok? E la narrativa di genere. Certo, la fiction fa parte di questo, insomma. All'interno di quest'ultima, in particolare, secondo i dati AIE, crescono il romanzo rosa, 34%, il fantasy più 25%, il poliziesco noir 15%. La crescita della narrativa di genere trova conferma anche nei dati Feltrinelli, con un più 38,18% nel 2023. Più frammentato l'andamento dei generi fumetto, manga e young adult, in severo arretramento nelle librerie fisiche. Interessante questo dato e leggera crescita online. È interessante questo dato perché abbiamo notato tutti quanti quanto si stiano adattando le librerie fisiche, tutte, grandi e piccole, a inserire una parte sempre più corposa dedicata a anime e manga. Quindi è interessante che l'andamento sia in arretramento. Ovviamente in crescita online, perché non c'è dubbio che comunque. Ma nelle librerie fisiche si intendono anche le fumetterie? Non penso. Tra l'altro, questa è una statistica fatta da Gruppo Feltrinelli, quindi non so neanche se rientrino tutte le librerie. È interessante questo. Aiuto, questo dato. Non so come leggerlo questo dato qui. Perché non credo che i lettori di fumetto, manga e young adult siano diminuiti, anzi credo siano aumentati. Però sono diminuiti nell'acquisto nelle librerie fisiche. Così come ogni anno poi diminuisce, poi indubbiamente diminuisce l'acquisto nelle librerie fisiche, presumo. Per quanto riguarda la narrativa nel suo complesso, il 73% dei lettori è donna, una percentuale molto maggiore se si considera la narrativa di genere, con una quota del 70%. Non ho capito questa frase. Per quanto riguarda la narrativa del suo complesso, il 63% dei lettori è donna, una percentuale molto maggiore se si considera la narrativa di genere con una quota. Ok, quindi narrativa di genere 70% donne e 30% uomini. Narrativa in generale 63% donne e 37% uomini. La percentuale dei lettori uomini e donne si bilancia invece nel giallo, una percentuale del 58% che lui, ricordo, faceva entrare nella narrativa di genere, o sbaglio? No, faceva entrare il poliziesco noir. Non capisco. Quindi vabbè, magari è un dato specifico. Si vede che
studi umanistici, è un dato specifico, quello del giallo, all'interno della narrativa di genere, quindi per dirci che le donne leggono romanzi rosa e fantasy prevalentemente rispetto a noir e gialli. Vabbè, okay, cose proprio da stereotipo tantissimo. Io non leggo manga, ogni tanto mi capita, quando capita sono felice, ma no, non, generalmente no, vorrei di più. Ma costano tanto, cioè costano tanto quanto i libri, ma ovviamente se mi devo comprare tutto Berserk, che me lo vorrei comprare, mi costa tantissimo. E dove lo metto? Non lo so. Poi leggere, il problema mio di leggere i manga è che ovviamente mi compro un volume, lo leggo in un pomeriggio, una serata, e mi compro un libro, ci metto una settimana per leggerlo, ci metto un po' di più comunque. Quindi il problema sarebbe poi che ogni giorno mi devo comprare un manga e non lo so, non voglio aprirmi ai manga perché potrebbe finire male. La prevalenza delle donne. Anche tra i giovani la lettura è il femminile. Il dato più clamoroso si registra nelle ragazze sotto i 18 anni, che nel 2023 hanno movimentato quasi il 75% degli acquisti relativi al loro segmento di età. Nel 2021 era il 61%. Candidandosi quindi a rappresentare il lettore tipo di domani. Esatto, questa è una cosa importante, cioè questi sono dati che comunque ci interessano fino a un certo punto, però ci interessa il fatto che stiamo identificando ipoteticamente un probabile lettore di domani, che è appunto lettrice, che legge molto narrativa di... Cioè, non ho capito perché manca un dato importante. Manca un dato importante. No, in realtà c'è il dato. No, però il dato del 70% è da riferirsi alla narrativa di genere, ma la narrativa normale? 63 abbiamo detto. Però c'è una prevalenza nella narrativa di genere comunque. Faccio fatica. Vabbè, non lo so, questi dati non è che ci dicano proprio, ci svoltano. Gli uomini leggono meno delle donne, sì, putrefatto. Gli uomini leggono meno delle donne, e però leggono meno narrativa di genere, eccezione fatta per il giallo, che lo leggono al pari delle donne. Quindi leggono più narrativa d'autore, come la definisce lui, che la de definisco narrativa generica o generale. E le donne leggono più narrativa di genere. Ok. Quindi capiamo che il lettore tipo di domani è un lettore che legge principalmente narrativa di genere. Però bisognerebbe tenere in conto un dato che è come cambiano i gusti del lettore, perché fa refresh la pagina, come cambiano i gusti del lettore nel corso del tempo, perché ok, a 20 anni ti leggi libri, a 18 anni ti leggi libri di genere, magari in realtà cambiano i gusti, no, anche per me sono cambiati. Questo sbilanciamento a favore delle lettrici si conferma anche tra i 18 e i 24 anni con i 2/3 degli acquisti. Nonostante una predilezione generale per gli acquisti online, sarebbe interessante un altro dato. Quanti sono gli scrittori uomini barra scrittrici donne? Innanzitutto che scrivono, ma questo è un dato quasi impossibile da trovare. E poi che sono pubblicate, questo è un dato interessante. E anche, le autrici sono più lette da donne o da uomini o al pari o... Anche questo per capire, no? Nonostante una predilezione generale per gli acquisti online, la quota dei giovani nelle librerie fisiche è in aumento. Ma questa è una cosa positiva, dai. Tra i 18 e i 24 anni è quasi raddoppiata rispetto al 2021. Ora supera il 10%. I giovani residenti al sud e nelle isole rappresentano una quota di mercato maggiore rispetto ai loro coetanei del centro e del nord. Pazzesco! Un'evidenza che trova conferma nei dati Feltrinelli del retail, sia fisico che digitale. In tutta la penisola, inoltre, la lettura tra i più giovani prevale nelle città più piccole. Tra i minorenni nei piccoli centri gli acquisti sono addirittura il doppio rispetto alle città più... Vabbè, comunque tutti questi dati sono da prendere un po' con le pinze, non è che sono proprio la verità. Però, magari c'è uno vicino. Instagram, aiuto! Ispira il 50% dei ragazzi, 54% dei ragazzi. Protagonista indiscusso del 2023 per i ragazzi è la narrativa di genere che tra i minorenni sorpassa i generi del fumetto e Young Adult, 8%, in decrescita rispetto al 10% dello scorso anno. È sempre il fumetto, no? E Young Adult, a me sembra strano sto dato, però sarà così. Tra i 18 e 20, però questo tiene in conto le feltrinelle, cioè le librerie fisiche, le grandi librerie fisiche, le Feltrinelle e Mondadori. Non tiene conto
Cioè, tenere conto anche degli acquisti online. Tra i 18 e i 24 anni i fumetti si mostrano invece stabili. Cioè, secondo me, in quella fascia d'età, fine 18 anni, si tende ad acquistare forse più digitale che fisico. Cioè, nel senso, più online piuttosto che in libreria. Vediamo che mi state scrivendo. Vedo un po' la chat piena. Poi leggo. Allora. Poi leggo il messaggio di Matti. Allora, gli uomini videogiocano. Gli uomini videogiocano, stereotipi. Io videogioco e leggo. Allora, vedi, questa chat è così. Sei un unicorno. Ok. Ho dato di più a TikTok. Infatti, probabilmente TikTok. Ma non sanno cos'è il TikTok. Il TikTok, il Sole 24 Ore. Tra i 18 e i 24 anni i fumetti si mostrano invece stabili, ma si conferma comunque la crescita della narrativa di genere che passa dai 18 ai 19. In un'ottica di invito alla lettura, Instagram ispira il 54% dei ragazzi più rispetto al 26% di TikTok. In realtà sanno cos'è TikTok. I titoli che hanno più beneficiato di questo tipo di promozione social sono Dammi 1000 ba... Faccio fatica a leggere i titoli, ragazzi. Di T.T. Colin, It Starts With Us, di Colin Hoover, Fabbricante. Va bene, ok, lo sapevamo, dai, non fa niente. Non sono ferito nell'animo, dai. Non importa. Va bene lo stesso. Sono felice così. Dammi 1000 baci e piace a Cthulhu. Infatti era. Palesemente si è letta Cthulhu prima di scrivere il libro. Comunque, prima di chiudere questa live, il Wrapped magari lo facciamo settimana prossima. Prima di chiudere questa live, metto la chatbox bianca di nuovo, quanto mi piace complicarmi l'esistenza. Anzi, no, no, no. E leggo il messaggio prima, di prima. L'altro giorno ho recuperato una puntata del podcast Timbuktu e citava una lista dei migliori libri chiesti a degli scrittori. È una lista norvegese, può essere interessante consultarla. Ok, quindi è da ascoltare. Cioè, è il podcast, presumo. Vabbè, me l'ascolterò. Timbuktu, ok. Cioè, l'ho sentito già come podcast, ovviamente. Blocco del lettore. Allora, siamo in una fase un po' sempre critica. E nel senso, non mi sono sbloccato totalmente. Cosa ho letto questa settimana? Questa settimana ho. Che ho letto? Non ho letto niente. No, allora, ho proseguito con i canti di Giacomo Leopardi. No, vabbè. Recentemente ho acquistato tre libri, ve li mostro. Ah, si trova su web, forse Wikipedia, ok. Magari ce la leggiamo in live. Una delle prossime volte, ci sto. Ho recuperato dei libri, cioè ho acquistato dei libri. No, ho sbagliato, ok. Oddio, che trauma quando cambia così. La vera vita di Sebastian Knight, di Vladimir Nabokov. Poi, il Necronomicon, storia di un libro che non c'è, due volumi, questo è tipo rarissimo, l'ho trovato su Amazon a 189 euro, fortunato di averlo, non vedo l'ora di leggerlo. Zoom, aiuto, ve lo avvicino, eccolo, La vera vita di Sebastian Knight, che si avvicina alla mia collezione, si avvicina, cioè arricchisce la mia collezione di Nabokov che ormai è di quattro volumi non letti. Oltre Lolita, letto. Giustificato. Questo qui, Necronomicon, storia di un libro che non c'è, in due volumi, di Sergio Basile, e poi un libro che in realtà ho finito oggi, Schiavi delle tenebre, di Witold Gombrowicz, autore più famoso per libri come Pornografia, Cosmo, Fiere di Turche, Pakakai, e non mi ha fatto impazzire. Ma ve ne parlerò meglio più in là. Questo Schiavi delle Tenebre è stato poi ritradotto con il nome di Gli Indemoniati per Bompiani, ma è fuori catalogo, non si trova. Me lo sono preso perché ero comunque curioso, ero veramente curioso di leggerlo. Questo qui l'avevo già trovato in biblioteca, poi avevo scoperto che era un fuori catalogo. Però, insomma, non mi è piaciuto tanto. È un gotico alla Walpole, molto canonico,
belle le parti un po' più inquietanti, però di per sé, stilisticamente, come dice lo stesso autore, è un libro scritto per le cuoche, che è un'affermazione un po' sessista, un po' molto sessista, però siccome l'Italia è donna, le lettrici sono donne, adesso saggiatore ripubblicalo, perché... Basta, non vado avanti. Comunque Skippy muore non lo trovo da nessuna parte, nemmeno su Vinted o eBay lo prenderò in biblio. Sì, ho cercato anch'io, in realtà non l'ho trovato da nessuna parte. Non so se a Roma lo trovo in qualche biblioteca. Vi farò sapere, insomma. Sembra figo. Comunque, vi ringrazio per esserci stati in questa live. Ci vediamo mercoledì prossimo. Seguitemi su Instagram per aggiornamenti su live, eccetera, video pubblicati. È uscito solamente un video questa settimana, oltre ai ricaricamenti delle live. Andatevelo a vedere se vi va. Mettete il follow qui su Twitch, così vi arrivano poi gli aggiornamenti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.